Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano, poi ci sono 2 civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome, e ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10 tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 kg di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e 2 le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. Sappiamo già che I sicari c'è stata anche una rivendicazione giunta alle agenzie, si parla di una falange armata, forse sono sciacalli, ma già un'altra rivendicazione dello stesso tenore, alla stessa firma, era venuta qualche giorno fa e preannunciava l'uccisione di alcuni uomini politici, uno dei quali siciliano, Mario D'Acquisto. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, come vedete ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile. Abbiamo la possibilità, se la regia me lo conferma, di mandare in onda una brevissima dichiarazione del capogruppo c'è un'interferenza in studio del capogruppo del PDS Gianni Parisi, che si trovava sullo stesso aereo di Giovanni Falcone e che seguiva il magistrato a breve distanza. Scusami, Cusimano? Sì, dimmi. Pronto, scusa Cusimano, il tempo stringe perché abbiamo interrotto la trasmissione. Ci risentiamo, magari ci darai queste dichiarazioni fra poco più di un'ora. Ci ricolleghiamo in linea notte intorno alle 23. Va benissimo. Grazie. Grazie anche a voi, e avete visto appunto le prime immagini che sono arrivate dell'attentato al giudice Falcone, attentato in cui il giudice è morto. Ci risentiamo più tardi in linea notte intorno alle 23. Buonasera, grazie.